attività che dovremmo prendere molto più seriamente in considerazione, comprendendo come, ad esempio, il sonno sia una pratica che va coltivata, che va consolidata. Riposare, riuscire ad andare in quello stato di rilassamento sempre più profondo e anche nel sonno profondo è importantissimo perché ci permette di integrare quello che accade dentro di noi, di integrare la nostra esperienza, di integrare le nostre emozioni, di integrare i nostri vissuti e di riandare a portare il nostro sistema nervoso ad un funzionamento regolare. Molto spesso siamo presi dallo stress, da questa continua percezione di non avere abbastanza risorse, abbastanza tempo, abbastanza energia, abbastanza capacità, abbastanza intelligenza per fare tutto quello che dobbiamo fare. E questo ci porta lontano da noi stessi. Quindi tendiamo sempre più a riempire la nostra vita di cose da fare, di impegni, di attività. Impara invece l'arte di riposarti, l'arte di essere in contatto con te stesso, l'arte di stare bene con te stesso, l'arte di avere spazi contemplativi, l'arte di essere in contatto con la realtà. Perché vedi, questa arte, questa capacità, questa conoscenza è in realtà fondamentale nella vita ed è quella che maggiormente ci permette di realizzare tutto il resto. Per cui allenati a riposare, che non è pigrizia, non è la pigrizia, ovvero il fatto di rimanere inermi di fronte alla vita e a non fare più nulla. Ma è proprio l'arte di riposare, quindi alternare momenti di attività dove porto avanti i miei impegni, quelli che sono i miei progetti, le mie visioni, a momenti in cui mi rilasso, entro in contatto con me stesso, esploro anche le mie visioni interiori. In altre culture, in altri tempi, per esempio, molti uomini di medicina erano anche santi, anche persone dedite veramente al proprio mondo interno, erano soliti utilizzare lo spazio del riposo per viaggiare nei sogni, per esplorare la mente, per esplorare i propri mondi interni. E quell'arte così bella, così importante, come tutta quella pratica immaginativa, dell'immaginazione, è bellissima, importantissima e ha una grande valenza sia in termini di innovazione, di creazione, di visione, ma anche poi in termini di realizzazione, perché essa ci dà una spinta che naturalmente nasce dal contatto con noi stessi. Per cui prenditi il tempo per riposare, prenditi il tempo per ascoltarti, prenditi il tempo per essere in contatto con te stesso e grazie a questo contatto per ritrovare bene sempre più tutte le tue energie. Questo è quello che ti posso maggiormente augurare di fare oggi.